Senza l'emigrazione di massa dall'Italia, il paese avrebbe sperimentato una crescita demografica interna notevolmente maggiore. Con una popolazione in rapida espansione, l'Italia avrebbe dovuto affrontare sfide significative legate alla gestione delle risorse naturali e al sostentamento dei suoi cittadini. Questo avrebbe potuto spingere verso innovazioni rivoluzionarie in agricoltura, come lo sviluppo di metodi di coltivazione intensiva e di sistemi di irrigazione avanzati, per incrementare la produzione alimentare. La pressione demografica avrebbe anche potuto stimolare l'urbanizzazione accelerata, con lo sviluppo di nuove città o l'espansione delle esistenti, per accomodare la crescente forza lavoro e le sue necessità abitative. Al di là dell'Italia, l'assenza di comunità italiane all'estero avrebbe avuto un impatto significativo sulle Americhe e l'Australia, dove gli italiani hanno contribuito allo sviluppo economico e alla ricchezza culturale. Senza il contributo italiano, questi paesi avrebbero avuto trame culturali, economiche e demografiche diverse, con possibili ritardi nello sviluppo di settori chiave come l'agricoltura, il commercio e l'industria della ristorazione, dove gli italiani hanno spesso giocato ruoli di primo piano. In Italia, la mancanza di emigrazione avrebbe creato una situazione in cui la forza lavoro interna, più numerosa, avrebbe potuto essere sia una risorsa che una sfida. Con più mani disponibili per lavorare, l'Italia avrebbe potuto accelerare la sua industrializzazione e innovazione tecnologica. Questa forza lavoro avrebbe potuto essere impiegata nella creazione di infrastrutture, nello sviluppo di nuove tecnologie e nella produzione industriale, contribuendo a un'economia più robusta e diversificata. Tuttavia, l'assenza di emigrazione avrebbe anche significato che senza la valvola di sicurezza dell'emigrazione, qualsiasi recessione economica o disastro naturale avrebbe potuto avere effetti devastanti sulla popolazione più numerosa. A livello globale, le dinamiche commerciali avrebbero potuto subire notevoli cambiamenti. Con un mercato interno italiano più grande e più consumistico, l'Italia avrebbe potuto diventare un polo di attrazione maggiore per le esportazioni straniere, influenzando le strategie commerciali di altri paesi. Inoltre, l'espansione dell'economia interna avrebbe potuto rendere l'Italia meno dipendente dalle importazioni, alterando le bilance commerciali con i suoi partner. Una popolazione italiana significativamente più grande e meno dispersa globalmente avrebbe potuto portare a un'identità culturale più omogenea e concentrata. Senza l'emigrazione, la diversità di esperienze, influenze e mescolanze culturali sarebbe stata minore, potenzialmente rendendo la cultura italiana contemporanea meno variegata ma forse più profondamente radicata nelle sue tradizioni e peculiarità regionali. Questo avrebbe potuto influenzare l'arte, la musica, la letteratura e la gastronomia, conservando stili e temi più tradizionali ma allo stesso tempo limitando l'innovazione apportata dall'esposizione a culture esterne. L'aumento demografico e le pressioni economiche interne avrebbero potuto portare a tensioni politiche e sociali, spingendo l'Italia verso riforme interne significative. Queste avrebbero potuto includere l'espansione dei diritti lavorativi, lo sviluppo di sistemi di welfare più robusti e la promozione di politiche per la gestione sostenibile delle risorse. Inoltre, con una popolazione più grande e una maggiore capacità economica, l'Italia avrebbe potuto assumere un ruolo più assertivo e influente sulla scena internazionale, cercando di espandere la sua sfera di influenza attraverso la diplomazia, le alleanze strategiche e, potenzialmente, le ambizioni coloniali o neocoloniali. Nella realtà storica, l'emigrazione italiana ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo globale, contribuendo significativamente alle società e alle economie di numerosi paesi. Senza questo fenomeno, il mondo avrebbe visto un'Italia molto diversa, forse più densamente popolata e economicamente autosufficiente, ma anche una comunità globale meno influenzata dalla cultura, dall'innovazione e dall'etica del lavoro italiano. La mancanza di emigrazione avrebbe limitato la dispersione della cultura italiana nel mondo, rendendo il panorama culturale globale meno ricco e diversificato. Questo scenario alternativo offre una visione affascinante di come l'assenza di un singolo fenomeno migratorio potrebbe avere riscritto non solo la storia di una nazione ma anche quella del mondo intero, sottolineando l'importanza dell'emigrazione come forza formativa nella storia globale.